secondo me bisticciano un po' troppo e alla fine non concludiamo mai niente. Sono incoerenti, ecco, uno va da una parte e uno dall'altra, e chi ci va di mezzo siamo tutti noi, secondo me, il paese. Io penso che possa durare, perché sono due puntelli che si sostengono a vicenda. Speriamo che la smettano e che finisca presto questo governo. Che non andranno mai d'accordo, perché sono delle opinioni diverse uno dall'altro, quindi non durerà tanto. Io spero che duri naturalmente il governo attuale. Penso che questa unione durerà molto poco e penso che alla fine i 5 Stelle si sgonfieranno notevolmente. Già cominciano a perdere credibilità, a mio avviso, perché stanno tradendo a poco le aspettative degli italiani. C'è molta comunicazione, molte promesse e poca sostanza. Per loro è talmente importante mantenere la poltrona e il potere che scenderanno a compromessi e ovviamente devono per forza scendere a compromessi, perché sono su posizioni troppo diverse l'uno dall'altra. La mia preoccupazione è che se il compromesso per mettere un po' insieme gli interessi dell'uno e gli interessi degli altri ci vada di mezzo l'interesse del paese. Io su questo accordo ho tante perplessità, anche perché ho perplessità sul governo stesso. Ma litigano perché sono due movimenti che sono agli antipodi. Ad esempio i 5 Stelle avrebbero potuto governare meglio con il PD se avesse accettato, anche perché l'elettorato è lo stesso. Chi vota adesso 5 Stelle, molti di quelli che lo votano erano prima nel PD, e quindi un'alleanza, e Renzi e i suoi accoliti hanno sbagliato a non accettare, diciamola, di fare il governo assieme ai 5 Stelle. Un'idea non si riesce a farsela, perché sono appunto talmente diversi che mi chiedo come è possibile che siano arrivati fin lì. Gli obiettivi sono opposti e le politiche sono francamente incompatibili. Però, sa, le alchimie del governo aiutano sempre a reggere. Anche perché la Lega non è sprovveduta come i 5 Stelle. I 5 Stelle sono ancora ingenui, sono sprovveduti e sono pericolosi. Ma più pericoloso è il partito della Lega. Dovrebbe durare poco, perché hanno idee diverse, quindi non possono andare avanti così, perché non fanno il bene dell'Italia. Se hanno voglia di fare il bene dell'Italia, perché bisogna sperare in questo. A me sembra che si litiga e sembra che si punzecchiano a presente. Io do due, io do tre. E poi no, ma io faccio così, io faccio cos'ha, no, si punzecchiano troppo e alla fine non so cosa otterremo. Può anche darsi, perché io do fiducia a qualsiasi partito se vedo che lavora bene. Preferisco non commentare, ma non è detto che sia una risposta negativa.